Nuovi ginecologi al San Timoteo di Termoli. Per il sindaco Roberti il punto nascita può essere salvato. Cauto il DG Asrem Florenzano. La conferenza dei sindaci elegge Castrataro vicepresidente. La trippa è finita, occorre riorganizzare e spendere bene le risorse. Regionali si scaldano i motori, tanti candidati pronti a scendere in campo. Intanto Toma, i nostri microfoni, non temo la sfiducia, sarebbe un grave errore. Le case popolari di Boiano cadono a pezzi, inquilini sul piede di guerra, nostra inchiesta. Aumentano le denunce per associazione a delinquere in provincia di Isernia. Il questore Macri evidenzia il dato positivo, c'è collaborazione con i cittadini, ha detto durante la presentazione del nuovo capo della squadra mobile Gianluca Vesce. Violenza di genere, i carabinieri in prima linea per proteggere le donne. Presentata la stagione teatrale 2022-2023 del Savoia di Campobasso, 10 spettacoli di grande qualità e senza restrizioni, con 440 posti disponibili. E infine lo sport, il calcio, Vasto Girardi all'esame Trastevere, il presidente di Lucente ci crede, siamo sulla strada giusta, raggiungeremo il nostro obiettivo. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, tante notizie nel telegiornale. In apertura ci occupiamo di sanità, nuovi ginecologi al San Timoteo di Termoli. Per il sindaco Roberti il punto nascita può essere salvato, invece è cauto il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano. La conferenza dei sindaci intanto questa mattina ha eletto Castrataro vicepresidente e il neo vicepresidente ha detto la trippa è finita, occorre riorganizzare il sistema sanitario e spendere bene le risorse a disposizione. Sentite. Cardiologi che permetteranno a Emodinamica di tornare a funzionare H24, l'Asrem ha reperito nuovi ginecologi, alcuni dei quali saranno destinati all'ospedale San Timoteo di Termoli, e così la speranza, in attesa della decisione del TAR Molise, è quella di salvare il punto nascita Basso Molisano. Il sindaco Francesco Roberti ci crede. Sull'ospedale di Termoli, per esempio, so che sono arrivate 7 richieste di ginecologi perché mi sono attivato personalmente a cercare di fare arrivare dei ginecologi, tanto è vero che ad agosto abbiamo fatto riaprire un bando breve proprio dopo le dimissioni del facente funzione dell'ospedale di Termoli, ed oggi ne sono arrivate 7 di queste persone che sono intenzionate a venire a rilanciare il punto nascita. Lei spera di non chiudere il punto nascita di Termoli, perché il destino sembra segnato invece? Ma vedete, anche su questo, che sembra un accanimento, il Balduzzi dice che se si supera il numero di parti quel reparto può rimanere aperto, non è uno di quelli che grava sul peso della sanità, quindi è solo un discorso di riorganizzarlo. L'argomento sanità al centro della conferenza dei sindaci andata in scena questa mattina nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Il DG Asrem conferma l'arrivo di nuovi medici, ma sul destino del punto nascita ci va cauto. Il lavoro che abbiamo svolto nonostante la pandemia sta producendo i suoi frutti. Prova ne è quello che siamo riusciti a fare nell'ultimo periodo per Termoli, per la cardiologia, sulla quale ancora stiamo lavorando, che però abbiamo già avuto delle risposte concrete. Oggi firmerò anche la delibera per l'assunzione di nuovi ginecologi. A proposito di Termoli e di ginecologia, secondo il sindaco Roberti quel reparto, il punto nascita, può essere ancora salvato aumentando il numero dei parti. Secondo lei è una mission impossible oppure ci sono le possibilità per poter invertire quel trend? Allora, non compete a me questo tipo di scelta. Quello che dobbiamo fare noi, e lo stiamo facendo, è reperire nuove professionalità. Sempre il sindaco della cittadina adriatica demolisce gli accordi di confine che sono, ha detto, la premessa per la chiusura del San Timoteo. Se si dice che si potenzia Termoli e poi si fanno gli accordi di confine è semplicemente una farsa, perché gli accordi di confine porti a Roma quello che Roma finora sta imponendo, cioè fare gli accordi di confine e chiudere il San Timoteo. Mentre il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, eletto vicepresidente della conferenza, è convinto che con una migliore organizzazione il settore possa tornare ad offrire garanzie ai cittadini. Lei ha detto la trippa è finita, allora la domanda è questa, come se ne esce? Ma se ne esce cercando di affrontare il deficit in modo serio, capire perché continuiamo a perdere soldi nonostante sono stati tagliati 120 posti letto nella sanità pubblica
dal 2018 al 2022. Sappiamo che nei prossimi anni, entro il 2024, arriveranno non 600 milioni all'anno, ma 680 milioni, e quindi questa conferenza, ma anche tutti gli operatori del settore, devono vigilare affinché i soldi vengano spesi bene per dare dei servizi seri, sanitari, ai cittadini molisani. Ora la politica, le regionali si scaldano, i motori numerosi, i candidati di tutte le coalizioni che sono pronti a scendere in campo, i particolari nel servizio. Tutti hanno il pensiero rivolto alle prossime regionali, tanti candidati in pectore, dal PD a Fratelli d'Italia, sono tutti già con la mente rivolta alle prossime elezioni di primavera, che non si sa ancora quando ci saranno, ma febbraio-maggio cambia poco o niente. L'importante è capire le dinamiche del voto. Nel Partito Democratico qualcuno continua a invocare il campo largo, ma azione non ci sta e il Movimento 5 Stelle crede di avere in pugno la situazione, ma sbaglia a fare i conti, dato che le dinamiche delle regionali sono ben diverse dalle politiche. Ne sa qualcosa Andrea Greco. I democratici hanno le antenne orientate verso il congresso che si terrà non prima di 6 mesi. Questo lungo tempo di attesa potrebbe favorire sia il Movimento 5 Stelle che il centrodestra. Cosa accadrà se si dovesse invece votare a febbraio? In questo caso il PD sarebbe fortemente penalizzato, in attesa di conoscere il successore di Enrico Letta tra candidature presunte o annunciate. Non sappiamo prevedere il futuro del Partito Democratico, perché negli ultimi 15 anni ha già cambiato 10 volte il segretario. Si va incontro ad un'attività congressuale aspra, piena di veleni e antichi rancori, appena sferata da un dibattito sulle alleanze. Un campo largo che dovrebbe arginare il centrodestra alle prossime elezioni. Non sappiamo se PD e 5 Stelle troveranno l'accordo. Vittorino Facciolla, in un recente confronto sulla nostra emittente, ha fatto intendere a Balducci che non sarà in posizione subalterna. Anzi, Balducci ha storto un po' il muso. Staremo a vedere cosa accadrà. Per adesso è prematuro parlarne, ma se ci sarà un accordo dovrà venir fuori una candidatura unitaria e inclusiva di tutte le componenti della coalizione. Al momento mi sembra uno scenario improbabile. In casa PD Facciolla non nasconde mire ambiziose, dovrà solo vedersela con Micaela Fanelli, che tra i due non corre a buon sangue, cosa risaputa. Al momento la posizione forte sembra essere quella di Facciolla, che punterà in tutti i modi a ottenere lo scranno della candidatura a presidente per il campo largo, Balducci permettendo. Quest'ultimo è l'uomo forte del Movimento 5 Stelle, gode di una forte amicizia personale con Conte, la fuoriuscita di Patrizia Manzo dal contesto elettorale pone Ottavio Balducci in una posizione privilegiata all'interno dei grillini. L'unica alternativa è Vittorio Nola, che dall'alto della sua esperienza managerale proverà a fargli lo sgambetto. Le valutazioni naturalmente saranno fatte dallo stesso Conte, che dovrà capire su chi voglia accanto come compagno di viaggio, ma questi calcoli non ci appartengono. Nel Movimento 5 Stelle un posto di rilievo lo avrà Angelo Primiani, che ha ben operato in questi 5 anni in consiglio regionale, cosa ben diversa in casa centrodestra. I pretendenti candidati sono numerosi, provo ad elencarne solo alcuni: Quintino Pallante, Michele Iorio, Roberto Di Baggio, Ida Romagnolo, Armandino D'Egidio, Gianluca Cefaratti, Vincenzo Niro, Nicola Cavaliere, Vincenzo Cotugno, Andrea Di Lucente, Filomena Calenda, Salvatore Micone, Eleonora Scuncio, Antonio Tedeschi, Massimiliano Scarabeo, Enzo Bianchi, Alfredo Ricci, Stefania Passarelli, Giacomo Lombardi e Pompeo Sciulli. Per il momento ci fermiamo qui, ma i pretendenti al trono sono tanti. Nel centrodestra c'è solo l'imbarazzo della scelta. Occorrerà solo verificare chi sarà il candidato alla presidenza della regione. Continuiamo con la politica, ascoltiamo una breve dichiarazione del governatore Donato Toma su una possibile conclusione anticipata della legislatura. Toma dice anche: non temo la sfiducia, sarebbe un grave errore. Ascoltate. Quando si vota? Beh, non lo so, io penso che il termine scadrà, se non ricordo male, il 22 di aprile, dopodiché toccherà al Presidente stabilire entro 60 giorni la data del voto. In questo momento non sono in grado di dare date precise, però penso che ad aprile ci penseremo. Teme la sfiducia di qualche suo attuale alleato? No, non temo la sfiducia, perché sarebbe un atto
ingiustificato, cioè non, le sfiducie non si fanno a fine legislatura, le sfiducie si fanno eventualmente all'inizio legislatura. Quando si arriva a fine legislatura significa che hai lavorato bene e che il Consiglio ti ha supportato e che le strategie sono state condivise. Una idea diversa significherebbe harakiri, come dicono i giapponesi. Cambiamo argomento, le case popolari di Boiano cadono a pezzi, gli inquilini sono sul piede di guerra. Nostra inchiesta questa mattina, Pasquale Damiani, sentite. Ci troviamo a Boiano, in via Monte Gallinola, davanti alle case dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Siamo stati chiamati dai residenti di questa zona perché vorrebbero dire un po' la loro sui problemi che ci sono in queste abitazioni. Ebbene, noi diamo subito la parola alla signora che espone il suo primo problema. Allora, il mio primo problema sono 3 anni che faccio presente all'istituto che è sotto il mio garage, che si trova sotto la cucina, corre acqua. Ho mandato lettera, sono andata svariate volte, svariate telefonate, sono venute Battista, Donna e anche Morello. Signora, qui si devono fare i lavori. Signora, qui fino adesso è arrivata una ditta alla fine aprile, inizio maggio, mi ha fatto dei buchi sotto il garage che vi faccio vedere, dice la perdita non è da sotto, è sopra. Con un macchinario mi hanno visto il pavimento, dice no, qua saranno rotti i tubi sotto il pavimento perché ci sono le perdite. Sto ancora aspettando. Torno a Campobasso a chiamare, mi danno il numero del commissario. Ecco, dalla prima lettera che lei ha inviato, quando c'era? 2 anni fa? Sono passati 2 anni. Allego, vi faccio vedere la lettera. Sono passati 2 anni. Da allora non è stato fatto alcun lavoro? Niente, solo i buchi sotto il garage. Niente, da aprile che noi veniamo a fare i lavori. La ditta stessa, sì, veniamo. E io ancora aspetto. Il garage è inutilizzabile, non posso mettere il pellet, niente, perché... Tutto qui mi pare non c'è neanche riscaldamento. Noi... Come riscaldate? Allora, io feci la domanda svariati anni fa di mettere la stufa a legna. Mi diedero il permesso, cioè, a spese vostre potete fare la canna fumaria. L'abbiamo fatto, io ho una stufa a pellet, come anche altre famiglie, sempre con l'autorizzazione dell'istituto, perché non ci sono termosifoni, ma bocchette d'aria calda. Accendendo i termosifoni, la ragarda va al soffitto, noi sotto stiamo freddi. Ecco, vediamo anche che alcuni garage sono messi male, c'è il distacco. Distacco dal balcone proprio, anche all'altra parte, non solo questo è più pericolante, ma anche il mio, come i pavimenti dei garage, stanno tutti alzati. Poi c'è il problema più grande in quanto riguarda l'autoclave. Siamo 17 famiglie e quando arriva la bolletta noi dividiamo. Cioè, questo signore forse vuole dire anche lui qualcosa sull'autoclave. Io sto soltanto sul problema dell'autoclave, per i pagamenti che sono raddoppiati. Pazzesco, ci dice che ci sta una perdita. C'è una perdita. Una perdita, abbiamo sollecitato, ma fino adesso niente. È venuto un signore, dice provate a chiudere tutta l'acqua, la centralina dell'acqua sotto il lavandino. Abbiamo chiuso tutte e 17 le famiglie l'acqua. Ma le pompe partono, perché ci sono le perdite, iniziando da casa mia. Quindi che facciamo? Qua aumenta la corrente, aumenta tutto, noi come facciamo a pagare? Se stavamo bene, mica stavamo dentro queste catapecchie, scusate. Bene, allora noi abbiamo ascoltato il parere di questi cittadini che abitano qui in queste case popolari. Ci auguriamo che il problema al più presto sia risolto e lanciamo un appello proprio ai vertici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso di intervenire al più presto, anche perché l'inverno è alle porte e bisogna prestare molta attenzione anche al grido di dolore che parte dal profondo del cuore di queste persone. E ora parliamo dei vaccini anti-influenzali, quando farli e chi deve farli. Lo abbiamo chiesto al dottor Ernesto Lavecchia, presidente di Fismu Molise, Lavecchia ospite nel TG delle 14. Allora sentiamo una parte del suo intervento. Chi deve farli e quando bisogna farli? Allora, il problema grosso delle vaccinazioni sono le notizie che stanno arrivando dai mass media nazionali.
per cui probabilmente in alcune regioni i vaccini sono già disponibili, cosa che non è per la regione Molise, per cui il primo avviso è quello di aspettare un attimino che vengano consegnati i vaccini e io spero che il tutto dovrebbe accadere per la fine di ottobre. Il tempo per poterli fare è ancora quello giusto, problemi non ce ne sono e quindi questo è il primo messaggio che voglio lanciare. L'altro messaggio importante è l'importanza della vaccinazione. La vaccinazione serve soprattutto sia a chi sta bene, ma soprattutto a chi ha patologie croniche. Penso per esempio al diabete, all'ipertensione, alle broncopatie e quindi è importante perché in quel caso una influenza creerebbe maggiori problemi a loro stessi. Senza pensare semplicemente al fatto di sovraccaricare le nostre strutture ospedaliere per problematiche che potrebbero venire in funzione proprio della vaccinazione. L'altra cosa che mi preme sottolineare è che la vaccinazione è un atto medico. Io ringrazio Federpharma perché è stata disponibilissima sia nel periodo del Covid in cui era maggiormente probabilmente questo problema e anche per le vaccinazioni perché i farmacisti mettono a disposizione le loro strutture ove i medici non avessero questo tipo di disponibilità. Però voglio sottolineare il fatto che la vaccinazione è un atto medico e non è un atto tecnico perché il medico conosce il paziente a cui va a somministrare il vaccino, fra l'altro ha l'obiettività per poter scegliere il vaccino da somministrare al proprio paziente e qualora ci fosse una reazione avversa è pronto a poter quindi parare questo tipo di situazione, che in altri luoghi questo verrebbe meno. Quindi bene rivolgersi al proprio medico curante, sicuramente. Occupiamoci di cronaca perché aumentano le denunce per associazione a delinquere in provincia di Isernia. Il questore Macri ha evidenziato questa mattina quanto il dato sia positivo. C'è collaborazione con i cittadini, ha detto Macri durante la presentazione del nuovo capo della squadra mobile Gianluca Vesce, intervistato da Valentina Ciarlante. Sentite. Arrivato si è buttato subito a capofitto nel lavoro, partecipando in prima linea alle recenti attività condotte dalla polizia. L'arresto del latitante che violentò una ragazza di Isernia, il blitz anticaporalato condotto in tandem con i carabinieri dell'ispettorato. Gianluca Vesce, nuovo capo della squadra mobile di Isernia, si è presentato ufficialmente alla stampa in un incontro in cui insieme al questore Vincenzo Macri, alla capo di gabinetto Maria Zoccolillo e alla vicaria Rosa De Gregorio ha delineato il quadro delle priorità su cui intervenire. Occorre innanzitutto una fotografia del territorio e dei fenomeni maggiormente presenti e poi avvicinarsi ulteriormente alla popolazione. Originario di San Giorgio del Sannio, piccolo centro in provincia di Benevento, Vesce, 32 anni, laureato in giurisprudenza e avvocato, ha maturato esperienza alla questura di Asti, dove ha coordinato la Digos. Qui a Isernia, ha detto, ho trovato una squadra con ottime professionalità. Sono stato fin da subito impegnato in particolare in un'attività coordinata da Europol di contrasto al caporalato e di verifica del rispetto delle normative sui luoghi di lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare abbiamo effettuato dei controlli unitamente all'Ispettorato del Lavoro e al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e abbiamo inoltre svolto un'attività in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per rimpatriare un latitante colpito da un mandato di arresto europeo e riportarlo in patria in quanto il medesimo si era reso responsabile di un grave reato commesso circa 8 anni fa. Quindi si lavora e si sono ancora nella fase, diciamo, di capire i fenomeni criminali della città, di conoscere la città e ringrazio davvero il questore per avermi accolto splendidamente, anche il vicario e i colleghi funzionari e tutti i miei collaboratori. Il questore Macri ha evidenziato l'importanza del lavoro da svolgere in sinergia con i cittadini, cogliendo l'occasione anche per commentare i recenti dati sulla criminalità organizzata che attestano a Isernia un'alta percentuale di denunce. Meno male che a Isernia ancora si denuncia. Cioè io, perché la lettura dei numeri, dati importanti ma da contestualizzare, io ricordo a tutti che a giugno, quando si è verificato quel caso per Isernia, invero
singolare di rapina con sequestro di persona in un supermercato. È vero che il nostro intervento è stato tempestivo, ma è vero anche che i testimoni, i cittadini di Isernia, i sernini, hanno fatto il loro dovere subito e fino in fondo. Poi c'è stato ovviamente l'aspetto tecnico dei poliziotti che hanno operato, che sono stati veramente straordinari, perché sapete, un intervento all'interno di un palazzo è sempre una cosa complessa, in cui bisogna tenere conto della sicurezza intanto di chi ci vive e poi dei poliziotti. Per cui ecco, sì, è ovvio, parliamo poi comunque di aumenti che riguardano statistiche non consolidate. In che senso? La statistica si consolida quando al termine dell'anno solare, con un procedimento tecnico, viene certificata. È un'attività di revisione complessa, particolare, eccetera, eccetera. Quindi parliamo ancora di dati non certificati, che ovviamente indicano comunque una tendenza, indicano un trend. Ma per quello che riguarda l'aumento delle denunce, è meno male. Cioè, se aumentassero le denunce, aumento delle denunce non vuol dire automaticamente aumento anche dei reati, ma se aumentassero le denunce in tutta Italia, per l'Italia si aprirebbe probabilmente un periodo di tranquillità e di pace e di prosperità. Violenza di genere, i carabinieri di Isernia sono in prima linea per proteggere le donne, sono 16 le persone denunciate dall'inizio dell'anno, proprio in questi giorni è stato fermato un altro stalker, ancora Ciarlante. Aveva notato quella donna da un po', se n'era invaghito fino a tentare l'approccio, ma di fronte al rifiuto di lei si è trasformato in uno stalker. Pedinamenti, contatti ossessivi, tanto da costringerla a non uscire più di casa. Questo è l'episodio avvenuto pochi giorni fa, su cui hanno indagato i carabinieri di Isernia e che si è concluso con la fine di un incubo per la vittima, ora tornata a respirare. Il comando provinciale nell'ultimo anno ha intensificato notevolmente l'azione di contrasto alla violenza di genere, intervenendo in più occasioni a tutela delle donne e anche per risolvere delicate situazioni relative a maltrattamenti in famiglia. Nel recente caso la donna ha trovato il coraggio di denunciare proprio grazie alla vicinanza dei militari della stazione e della compagnia di Isernia, giunti in suo aiuto dopo l'SOS. Hanno quindi avviato la serie di accertamenti che ha indotto il GIP a disporre per lo stalker il divieto di avvicinamento e di recarsi nei luoghi frequentati dalla donna. Non si tratta però di un unicum nell'intero territorio della provincia di Isernia. Lo dimostra il report stilato proprio in queste ore dal comando provinciale dell'Arma. Dall'inizio del 2022 i reparti dipendenti dalla compagnia Carabinieri di Isernia hanno raccolto ben 16 denunce per violenza di genere e posto in essere diversi interventi in abitazione per liti in famiglia. Numerosi fascicoli aperti dalla procura che hanno visto i militari impegnati in attività investigative particolarmente impegnative dal punto di vista umano. 16 denunce cui sono seguiti anche diversi provvedimenti della magistratura nei confronti di uomini violenti animati da amori malati. Alcuni di loro sono stati privati delle armi che detenevano legalmente come ulteriore forma di prevenzione e di tutela delle donne. Il triste copione appurato dai carabinieri è sempre lo stesso: minacce, percosse e umiliazioni anche in presenza di figli minori. Le vittime, grazie alla sensibilità dei militari, sono riuscite a farsi avanti per riappropriarsi di loro stesse e uscire dal vortice di paura che le avvolgeva. Una vicinanza nel segno della grande attenzione che l'Arma rivolge a un fenomeno molto presente anche nelle realtà locali. È stata presentata la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Savoia di Campobasso, 10 spettacoli di grande qualità e soprattutto il teatro senza restrizioni con 440 posti disponibili. 10 spettacoli, un programma variegato. Si parte il 21 ottobre con Giulietta e Romeo, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Poi Il malato immaginario di Molière, Grease, il musical che ha sfiorato i 2 milioni di spettatori. Ancora A spasso con Daisy, con la bravissima Milena Vukotic, La dolce ala della giovinezza con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, Boomerang, Gli illusionisti della danza, un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla
sulla terra. Domenica 26 febbraio la madre con Lunetta Savino, un grande testo di Zeller che indaga con estrema acutezza il tema dell'amore eterno. I due papi, storia di un'amicizia del tutto particolare, testo incentrato sul confronto scontro tagliente, intelligente e profondo tra Benedetto XVI e Papa Francesco. L'erba del vicino è sempre più verde, di e con Carlo Bucci Rosso. Infine Zorro, raccontato e diretto da Sergio Castellitto. L'intenzione era proprio questo, offrire un panorama estremamente articolato del teatro, quindi dal balletto classico a quello moderno, quindi molto onirico, a testi estremamente consolidati come Il malato immaginario, ai papi, che invece è un testo molto più recente, alla possibilità di ridere e sorridere con Bucci Grosso e al grande Castellitto. Quindi l'intenzione è proprio di intercettare un pubblico variegato e anche di età differente, in maniera tale da aprire delle prospettive anche sui lunghi tempi. Senta, biglietto o abbonamento nella modalità innovativa, tra virgolette, online, oppure vecchia maniera, al botteghino? Sì, assolutamente sì, perché noi anche su questo vogliamo cercare di venire incontro a quelle che sono esigenze molto diverse. C'è un pubblico che ama il contatto con la persona che è al botteghino, informarsi, chiedere, avere delle risposte, insomma un contatto certamente umano. E c'è invece un'altra generazione che ama assolutamente andare sull'online. La presentazione della stagione teatrale 2022-2023 del Savoia di Campobasso all'ex GIL, investire nella cultura ha fatto bene al Molise, le parole del governatore Donato Toma. Investire in cultura ripaga perché è il pubblico che ci premia, abbiamo avuto tutti gli eventi, i festival, non solo Poietica, ma anche la stagione teatrale che abbiamo presentato oggi, sono eventi che ci danno un'affluenza di pubblico enorme, questo ci ripaga, questo significa che circola aria di cultura a livelli massimi in Molise, e questo ci inorgoglisce perché qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, ma non è vero, turismo e cultura fanno anche pilla. Spettacoli teatrali che animeranno anche gli altri centri del Molise. L'assessore Vincenzo Cotugno ha assicurato che nei prossimi giorni verranno presentati i cartelloni dell'Auditorium di Isernia e del Teatro Italo-Argentino di Agnone. Prima di Natale presenteremo il cartellone, tra virgolette, di tutto il 2023, un grande lavoro, un grande sforzo per dare il 2023 con largo anticipo. Tra poco presenteremo anche la stagione teatrale a Isernia, all'Auditorium di Isernia, ad Agnone, per cui tutto il territorio deve e sarà sempre coinvolto. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni meteo per sabato 8 ottobre. L'alta pressione resta ancora protagonista, rinnovando condizioni di tempo stabile sul Molise. Venti deboli dei quadranti sud-occidentali, rotazione dei quadranti sud-occidentali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Diamo uno sguardo adesso alle temperature. Campobasso 13 la minima, 24 la massima. Isernia 16-23, Termoli 18-23, Venafro 16-24 gradi. È tutto con questa edizione, ora linea alla regia, restate con noi, tra pochissimo c'è la pagina sportiva. Lo sport, iniziamo con il calcio di Serie D, con le dichiarazioni del presidente del Vasto Gerardi Andrea Di Lucente, che crede molto nel suo allenatore e nella sua squadra, e del resto l'inizio di stagione è stato molto positivo. Sentite. Dica la verità, onestamente, se l'aspettava questo inizio così importante, così positivo? Ma un inizio così positivo no, diciamo eravamo convinti di aver costruito una bella squadra, una squadra giovane con un allenatore molto molto preparato.
Siamo partiti male la prima giornata, ma forse quella sconfitta ha fatto bene al gruppo, ci ha fatto capire che pur giocando bene c'è bisogno di concretezza e di tanti sacrifici, perché a Chieti potevamo sicuramente vincere per il gioco che avevamo espresso, solo che la palla deve essere messa dentro, loro sono stati più bravi di noi e quindi gli schiaffi hanno fatto bene. Oggi come oggi veniamo da due vittorie consecutive esterne, segno che la squadra è viva, la squadra è anche matura, perché non si va a vincere ad Ardea o non si va a vincere a Tolentino senza essere un ottimo gruppo. Ora ci aspetta una partita importante che è Trastevere, per poi continuare anche in Coppa, dove andremo a cava dei Tirreni con la Cavese. Il futuro ci fa ben sperare in questo momento. Allora andiamo in Eccellenza, perché il Campobasso 1919 accoglie in società la Stanford Properties Group, che ha acquistato le quote di minoranza del club dal principale proprietario e operatore, la North Six Group. Stanford Properties Group, con sede a Montreal, Canada, e guidato dal suo fondatore e presidente Angelo Pastò, ha acquistato una partecipazione di minoranza della società. Il Campobasso è il club più importante del territorio, gioca le partite casalinghe in uno stadio da 25.000 posti, attualmente disputa il campionato di quinta divisione del calcio italiano dopo aver militato in terza serie fino al 2002, e queste sono dunque le prime dichiarazioni di soddisfazione di Angelo Pastò, che tra l'altro è nato a Ururi e dunque è molisano. E a proposito dell'Eccellenza, vediamo quali sono le gare in programma per la quinta giornata. Ci sono due anticipi: Campo di Pietra, Pietra Montecordino, e Sesto Campano, Campomarino, gare che si disputeranno domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 15. Domenica invece Boiano Campobasso 1919, Castel di Sangro Virtus Gioiese, Gambatesa Alto Casertano, Isernia Aurora Ururi, Olimpia Agnonese Venafro, Turris Real Guglionesi. Sono quattro invece gli anticipi nel torneo di promozione, anche qui si tratta della quinta giornata, eccola, e dunque gli anticipi: Juvenes Trivento, Altila Samnium Boys Vairano, Ripali Mosani Polis Petacciato, Rocca Ravindola Termoli 2016. Domenica invece Atletico San Pietro in Valle Aesernia Fraterna, Montenero Baranello, Polisportiva Fortuna Cliternina, Spinete Donkey Sagnone. Lasciamo il calcio, occupiamoci di basket di Serie A1 femminile con il programma completo della terza giornata e con la molisana Magnolia Campobasso, che sarà di scena domenica a Sesto San Giovanni con Palla 2 alle ore 18. Per la pallacanestro di Serie C Gold vediamo il programma della prima giornata, con le molisane impegnate entrambe in casa, entrambe domenica con Palla 2 alle 18, Air Termoli Amatori Pescara e New Fortitudo Isernia Magic Chieti. Il futsal di Serie A2, il girone B, turno di riposo, anzi per meglio dire rinviata la gara tra il Circolo La Nebbia Cus Molise e l'Eco City Genzano, le altre gare invece si disputano regolarmente. Riposa invece, e siamo in Serie B, il raggruppamento F, lo Sporting Venafro, mentre tutte le altre gare si giocheranno regolarmente domani pomeriggio con fischi d'inizio che variano tra le 15.30, le 16 e le 17. Ora la pallavolo, con la prima giornata del torneo maschile nel raggruppamento G, con la gara in esterna, l'esordio esterno dello Spike Devils Campobasso in casa dell'Anguillara Sabazia, primo servizio domani alle 18.30. Quasi tutti i match si disputeranno domani pomeriggio, tranne Lazio Roma 7, che si giocherà invece domenica. Per la pallavolo femminile invece il raggruppamento L, e la gara esterna
dell'Europea 92 Isernia sul campo del Cutrofiano domenica pomeriggio, primo servizio alle ore 18. Chiudiamo con l'intervista realizzata da Francesco Presutti a Luca Praetano, assessore allo sport del Comune di Campobasso, che ci parla, tra le altre cose, dell'impiantistica in città. Sentite. Luca Praetano, assessore allo sport del Comune di Campobasso. Luca, è stata un'estate tormentata nel calcio, si riparte con Rizzetta, ora però parliamo di volley, c'è questa bella realtà. Sì, è una bella esperienza, sembra passato un attimo dall'anno scorso quando abbiamo fatto inizio stagione al palazzetto e c'è entusiasmo, sono contento. Diversificazione delle discipline, è un buon momento per il Molise e per Campobasso in particolare. Sì, non è che la pallavolo prima non ci fosse, insomma, non è la novità sta nel fatto che c'è un gruppo che ci sta credendo, sta investendo su queste formazioni in un campionato importante e credo che sia un progetto che possa dare buoni frutti. L'anno scorso abbiamo visto al Pala Vazieri tanta gente, ora si cambia, insomma, impianto, l'Energy Time Spike Devils giocherà, insomma, in un altro impianto. Anche questa, insomma, nota dolente, impianti a Campobasso, però anche su questo è già 2-3 anni che stiamo lavorando intensamente e questo nuovo impianto comunque risponde alle esigenze. Qualche piccolo rammarico perché magari con qualche accorgimento in più in fase di costruzione avremmo potuto fare anche di più nello stesso impianto. Ecco, comunque diciamo, come assessore stai facendo una bella esperienza in questi anni, dai. Ma io sono felicissimo, c'è impegno a tutto tondo, sia per seguendo quello che sta avvenendo per la promozione sportiva, per i campionati che si stanno disputando in tutte le discipline, per i successi e per questo io penso che ci debba essere, c'è maggiore impegno perché si è maggiormente spronati a fare bene. Un'ultima nota che riguarda lo stadio, la vecchia società ha riconsegnato le chiavi. Sì, adesso siamo la fase della consegna alla nuova società, è una fase delicata dove vanno messi nero su bianco una serie di accordi, però già ci sono state le interlocuzioni dal sindaco e la dirigenza del Campobasso 19-19 e penso che in breve tempo riusciremo a concludere. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.